Ok, oggi completiamo questa parte sull'applicazione dei principi della dinamica con la parte sperimentale abbiamo già visto la volta scorsa, con la parte, tra virgolette, teorica dell'analisi del moto dei proiettili. Quindi interpretiamo quanto visto in laboratorio alla luce dei principi della dinamica. Per ottimizzare un pochino i tempi, ho preparato degli appunti che scorrerò e commenterò. Se ci sono domande o se vado troppo veloce, fermatemi e chiedete. Allora, l'obiettivo è studiare il moto di un corpo, di un oggetto, di un grave. Grave significa un oggetto sottoposto solo alla forza di gravità, alla forza peso, lanciato sulla superficie terrestre. Cosa significa sulla superficie terrestre? Dove il peso è lo stesso in tutti i punti. Okay? E punto fondamentale, trascuriamo l'attrito con l'aria, cioè trascuriamo una parte importante. Questo è vero tanto più quanto il corpo è pesante, perché l'attrito, vedremo a suo tempo, influisce di più nei corpi se hanno la massa inferiore. Okay? Nel millimetro in cui l'attrito è trascurabile, l'unica forza che agisce sul nostro corpo è la forza di gravità, quindi la forza peso. Immaginiamo di lanciare un pallone, per dirlo in modo semplice, da terra, dandogli un calcio e quindi imprimendogli inizialmente una velocità con una certa inclinazione rispetto al suolo. Quindi alfa è il nostro angolo di lancio. E quindi inizialmente il nostro cronometro scatta quando il corpo si mette in moto, quindi T0 siamo uguale a 0, X0 e Y0 sono le posizioni iniziali, V0 è la velocità di lancio, alfa è l'angolo di lancio. Questi sono i dati di cui disponiamo. Nel corso del moto, il moto avviene su un piano, quindi abbiamo bisogno di due coordinate, il nostro corpo è soggetto alla sola azione della forza peso, quindi questo vettore P sempre diretto sulla verticale verso il basso, verso terra, quindi è quello che ne determina il moto, la dinamica. Applicando il secondo principio della dinamica, abbiamo che la forza risultante, quindi è data da una sola forza, perché agisce solo la forza peso, come abbiamo appena discusso, e quindi, dato che la forza risultante è la massa dell'oggetto per la sua accelerazione, il vettore accelerazione, è uguale alla forza peso, quindi la stessa massa per l'accelerazione di gravità. Le due masse si semplificano, qui si può anche fare, volendo. Possiamo semplificare le due masse. Questo è un risultato importante perché dato che ho sia la forza risultante che la forza peso proporzionale alla stessa massa, la massa scompare, quindi la traiettoria e la dinamica del nostro oggetto è indipendente dalla massa. E ritroviamo la legge di caduta libera. Cioè, tutti i corpi sono soggetti alla stessa accelerazione di gravità. E quindi la traiettoria e tutte le caratteristiche del moto diventano indipendenti dalla massa, punto primo. Secondo, l'accelerazione è g ed è la stessa durante tutto il moto, quindi è un'accelerazione costante. Quindi si tratterà di un moto uniformemente accelerato, specialmente nella direzione verticale. Ok? L'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre vale, almeno nelle nostre latitudini, 9,81 metri al secondo quadrato. Per studiare il moto, scomponiamo il nostro moto bidimensionale in due componenti, in due direzioni. Quella orizzontale, quindi quella parallela, per capirci, alla superficie terrestre, e quella perpendicolare, che chiameremo X e Y. Parallelamente alla superficie terrestre, quindi lungo X, eccolo qui. Non ci sono forze perché l'unica forza che agisce è il peso è verticale. Non essendoci forze, la forza risultante non ha componente, quindi l'accelerazione lungo l'asse dell'X è nulla. Quindi il moto lungo l'asse X è un moto uniforme, un moto a velocità costante. Perché? Perché è un moto con accelerazione nulla, dato che lungo l'asse dell'X non abbiamo forza, non abbiamo componente della forza risultante. Viceversa, lungo l'asse delle Y, l'accelerazione è diretta verso il centro della Terra, quindi verso il basso, quindi nel verso negativo dell'asse delle Y, e vale meno g, meno 9,81 metri al secondo quadrato. Ed è costante. Quindi il moto del nostro pallone sarà la combinazione di due moti diversi, uno orizzontale, che è uniforme, a velocità costante, uno verticale, che è un moto uniformemente accelerato. Okay, quindi andiamo ad analizzare più in dettaglio il moto lungo i due assi. Lungo l'asse dell'X, se l'ho accelerazione nulla,
e quindi la velocità è costante, quindi è la stessa che riceve all'inizio del moto il pallone, si mantiene la stessa durante tutto il moto, per cui la legge oraria sarà quella tipica del moto uniforme che abbiamo visto quando abbiamo studiato cinematica l'anno scorso. Quindi sarà la posizione a un istante t qualsiasi, è data dalla posizione iniziale più la velocità iniziale, che poi in realtà rimane costante lungo l'asse delle x, per l'intervallo di tempo trascorso da quando il moto è partito. E questa graficamente è una retta, perché la posizione è data da un'equazione di primo grado rispetto al tempo. Quindi in questo caso il grafico, la legge oraria, ha un grafico che è una retta. L'abbiamo visto giovedì scorso quando abbiamo analizzato il moto del pallone in palestra. Il moto lungo l'asse delle x, se vi ricordate, era una retta, la legge oraria è una retta. Questo è perfettamente coerente con questo quadro. E AVX0 posso anche sostituire la sua componente utilizzando la proiezione della velocità sull'asse delle x, quindi VX iniziale, che poi rimane il vettore costante, sarà V0, lunghezza del vettore velocità, per il coseno dell'angolo di lancio alfa. Se poi utilizziamo lo spostamento rispetto alla posizione iniziale, delta x, quindi x all'istante t meno x iniziale, allora la legge oraria può essere espressa in questo modo: lo spostamento delta x sarà Vx0, cioè V0 cosine alfa, per l'intervallo di tempo delta t. Questo ci sarà utile a breve quando studieremo la traiettoria. Lungo l'asse delle y, viceversa, il moto è accelerato e l'accelerazione è costante durante tutto il moto e vale meno g, meno 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi avremo un moto uniformemente accelerato. Abbiamo visto che la cinematica ci dice che quando ho un moto di questo tipo, la legge oraria, cioè la legge che lega posizione e tempo, è la seguente: posizione, in questo caso y al tempo t, che vale la posizione iniziale, quando t vale t0, più la velocità iniziale lungo l'asse delle y, che sarà v0 seno di alfa a questo punto, per l'intervallo di tempo trascorso rispetto all'inizio del moto, delta t o t meno t0 se preferite, più un mezzo dell'accelerazione, in questo caso lungo l'asse delle y, per intervallo di tempo al quadrato. Qui ci ricordiamo che a y vale meno g, e quindi possiamo sostituire e ottenere l'equazione della legge oraria lungo l'asse verticale, che è y al tempo t uguale y0, vy0 per delta t meno un mezzo g delta t alla seconda, o t meno t0 alla seconda. E questo è il grafico di una parabola. La legge oraria del moto uniformemente accelerato, come abbiamo visto precedentemente, è una parabola. Quindi, oltre a questa, possiamo anche considerare, potrebbe esserci utile, la relazione che lega la velocità al passare del tempo e il quadrato della velocità in funzione della posizione. Quando abbiamo fatto la cinematica dei moti uniformemente accelerati, abbiamo usato anche queste due relazioni. Mentre lungo l'asse delle x, non essendoci accelerazione, la velocità è costante nel tempo, dato che il moto lungo y è accelerato, la velocità cambia nel tempo e la sua evoluzione temporale è data da questa equazione: velocità iniziale meno g, cioè più l'accelerazione, per il tempo trascorso. Se invece mi interessa la relazione tra velocità e posizione, quindi coordinata y, il quadrato della velocità vale il quadrato della velocità iniziale più 2 volte l'accelerazione, quindi in questo caso meno 2 volte g, perché l'accelerazione è meno g, per lo spostamento y meno y0. Ok? Questo completamento se preferite. In realtà per adesso ci interessa la legge oraria. Quindi, se vogliamo individuare la posizione del nostro pallone a un istante t qualsiasi durante il moto, useremo questo set di due equazioni che ci danno in funzione del tempo la posizione x e y. La x è una legge di primo grado perché il moto è un moto uniforme, la velocità costante. La y ha un'equazione di secondo grado perché è un moto accelerato. Quindi non ho fatto altro che copiare le due equazioni di prima. Mettendo insieme queste due, siamo in grado di andare a trovare la traiettoria del nostro pallone, cioè qual è l'insieme delle posizioni occupate durante il moto. È sufficiente prendere la prima equazione, ok? E risolverla rispetto al tempo. Esprimiamo le due leggi orarie in termini di spostamento, è più semplice, di delta y, in questo caso la prima vale delta y uguale a v0x per delta t, e la seconda è di y, delta y, quindi y meno y0, che
che va dalla velocità iniziale lungo l'asse delle y per il tempo trascorso meno un mezzo g delta t quadro. Dalla prima equazione risolvo rispetto a delta t per eliminare il tempo, perché nella traiettoria il tempo non c'è, è una pura equazione di coordinate spaziali. E ottengo quindi qui basta dividere per la velocità vx0, delta t vale delta x fratto vx0, lo sostituisco nella seconda equazione e trovo l'equazione della traiettoria. Quindi ho delta y, spostamento lungo l'asse delle y, che vale il rapporto tra le due velocità, la velocità iniziale lungo l'asse delle y fratto la velocità iniziale lungo l'asse delle x per lo spostamento lungo l'asse delle x, meno un mezzo g per il quadrato di delta x su v0x. Ok? E questa è una parabola perché la coordinata y è legata a quella x da un'equazione di secondo grado di questo tipo. Del tipo quindi y uguale a x alla seconda più bx più c. E attenzione, il coefficiente della posizione al quadrato in x è un coefficiente negativo, quindi la concavità della parabola sarà volta verso il basso. Ok? Altro fatto importante. Quindi una parabola sarà un'equazione di questo tipo. Questo è il punto di lancio, questo è il punto di impatto al suolo. Ancora una cosa che possiamo notare è che quando c'è nell'equazione c'è il rapporto tra le due velocità iniziali, entrambe sono proporzionali a v0, quindi vy0 fratto vx0 è il rapporto tra v0 sen alfa fatto v0 cosen alfa, i due v0 vanno via e rimane la tangente di alfa, seno fratto coseno. Se poi le posizioni iniziali, come abbiamo visto prima, sono l'origine, allora l'equazione della traiettoria si semplifica in questo modo. Y è la tangente dell'angolo di lancio per x meno accelerazione di gravità g diviso due volte la componente x della velocità, quindi v0 alla seconda cosen quadro alfa, per x alla seconda. Che è una parabola appunto con la concavità verso il basso. Utilizzando questa equazione siamo in grado per esempio di andare a determinare la gittata. Cioè se io lancio il mio pallone con una certa velocità, con un certo angolo di lancio, voglio andare a vedere dove va a cadere a terra, cioè quanto si sposta orizzontalmente prima di toccare il suolo. Questa distanza viene chiamata gittata. Per determinare la gittata è sufficiente prendere l'equazione della traiettoria e intersecarla ovviamente col suolo, con l'asse delle x, cioè con l'equazione y uguale a 0. Quindi sostituisco nella traiettoria y uguale a 0 e risolvo questa equazione. Se lo faccio posso raccogliere una x perché con un termine in x e un termine in x alla seconda, un'equazione di secondo grado spuria. Raccolgo la x e uso la legge di annullamento del prodotto. Questo prodotto è 0 se è 0 o x oppure se è 0 questa parentesi quadra. La prima parte, cioè se x è 0, trovo il punto di lancio, che è quello a coordinata x nulla. Se annullo la quantità tra parentesi quadre, trovo il punto di impatto, quindi trovo il punto più a destra, ecco, x0 sarà questo, l'altro punto è questo, che lo ottengo mettendo uguale a 0 la parentesi quadra. Se lo faccio, ottengo e sposto i termini con la x a sinistra e quelli senza x a destra e poi semplifico per i coefficienti, ho che la coordinata del punto di impatto, quindi la gittata, vale due volte la velocità iniziale al quadrato per il prodotto tra il seno dell'angolo alfa di lancio per il coseno dell'angolo alfa di lancio diviso l'accelerazione di gravità. Posso compattare il 2 sen alfa cosen alfa utilizzando una identità goniometrica che abbiamo visto a suo tempo, non molto tempo fa, 2 volte sen alfa cosen alfa posso scriverlo come il seno di 2 alfa. Quindi la gittata può essere anche espressa in questo modo. Quindi V, già iniziale la seconda, per il seno del doppio dell'angolo di lancio diviso G. E questa gradazione mi dice dove tocca terra il pallone che ho lanciato con velocità iniziale V0 e angolo di lancio alfa. Ok? Un tipico problema che abbiamo già visto, quando abbiamo fatto l'introduzione storica al problema, è dire qual è a parità di V0. Qual è l'angolo di lancio che mi dà la gittata massima? Okay. E quindi a parità di V0 e di G non posso cambiarlo, qual è l'angolo per cui questa grandezza è il valore più grande? E
essendo un seno, essendo compreso tra meno 1 e 1, il valore massimo è quello che lo tengo per l'angolo alfa, che fa sì che il seno di 2 alfa faccia 1, perché il seno non va mai oltre l'1. E l'angolo che ha seno 1 è l'angolo retto, 90 gradi, quindi 2 alfa massimo è 90 gradi, quindi l'angolo di gittata massima è la metà di 90, cioè 45. Quindi se lancio il mio pallone a un angolo diverso da 45, avrò una gittata inferiore, sia se l'angolo è più grande, sia se l'angolo è più piccolo. Ok? Ecco perché conviene esprimere la gittata utilizzando il seno di 2 alfa, perché così determinare l'angolo di gittata massima è più facile. Ok? Come esercizio possiamo anche andare a considerare un problema relativo a questo. Se ad esempio sempre fissata a V0, cioè posto che possa agire solo sull'angolo di lancio, a quale angolo ho una gittata metà del valore massimo? Abbiamo già visto che se l'angolo è 45 gradi la gittata è massima, ma se volessi che il mio proiettile tocchi terra a metà della gittata massima, come dovrei lanciarlo? Beh, riprendiamo la formula della gittata, sappiamo che se seno di 2 alfa vale 1 abbiamo il valore massimo e quindi ci chiediamo quando questa espressione è la metà di questa. Quindi quando la gittata dipendente dall'angolo alfa è la metà del valore massimo. Non facciamo altro che sostituire le due grandezze che danno la gittata con un angolo alfa qualsiasi, quella massima. Vedete che i due termini contengono V0 quadro che si semplifica e G che si semplifica. E quindi sarà l'angolo che ha un seno di 2 alfa pari a 1/2. Attenzione, l'angolo di lancio alfa ovviamente varia tra 0 e 90 gradi, quindi 2 alfa è tra 0 e 180. Questa è un'equazione goniometrica, dove la nostra incognita è x, e viene risolta da due valori all'interno di questo intervallo, 30 gradi e il suo supplementare, 150. E quindi ho le due soluzioni, alfa 1 è la metà di 30, quindi 15 gradi, alfa 2 è la metà di 150, 75 gradi. Attenzione, notate che entrambi gli angoli sono simmetrici rispetto all'angolo massimo, quindi se ne faccio la media ottengo l'angolo massimo. Questo vale in generale. Se prendo due angoli simmetrici rispetto al massimo, la gittata che ottengo è la stessa. Quindi se con 45 gradi ho gittata massima, avrò la metà della gittata massima sia con 15 che con 75. Quindi per esempio, che ne so, se lanciassi lo stesso pallone con la stessa velocità a un angolo di 40 gradi oppure un angolo di 50 gradi, entrambi simmetrici rispetto a 45, 5 in più gradi, 5 gradi in più o 5 gradi in meno, la distanza che raggiungo è la stessa, per lo stesso motivo. Okay, perché? Perché le soluzioni dell'equazione sen 2 alfa uguale alla frazione della gittata che mi interessa hanno sempre due soluzioni tra 0 e 180 gradi, e quindi in termini di alfa due soluzioni tra 0 e 90, entrambe simmetriche rispetto a 45, che è il punto centrale, che è il punto di massimo. Ok? Ci sono domande? Detto questo, andiamo a vedere per esempio un'altra caratteristica della traiettoria, la quota massima. Potrebbe interessarmi sapere se lancio il pallone con una certa velocità e un certo angolo di lancio, qual è la quota massima a cui arriva, quanto in alto va. La indichiamo col simbolo H maiuscolo. Ora, in una parabola con la concavità rivolta verso il basso, il punto di massima ordinata è il vertice, quindi equivale in termini di geometria analitica a chiedersi qual è il vertice della nostra parabola rispetto alla quota nulla che è quella del terreno. Ma il punto di vertice ha un'ascissa, una x, che è la metà dei punti simmetrici rispetto all'asse della parabola, che nel nostro caso sono il punto di lancio e il punto di gittata, il punto di impatto rispetto al suolo. Quindi non faccio altro che prendere la media tra 0 e xg da gittata e la uso come coordinata x nella traiettoria della parabola. Quindi
E quindi otteniamo, sostituendo il valore della scissa del vertice, la sostituisco nell'equazione della traiettoria, ripeto, e abbiamo che, semplificando le grandezze da semplificare, la quota massima vale un mezzo di V0 quadro sin quadro alfa, quindi del quadrato della componente iniziale y della velocità, diviso g. Questa è una g, io ahimè disegno, scrivo la y e la g in modo del tutto simile, questa è g. Questa è la quota massima. Ok, quindi più grande è la velocità lungo l'asse delle y, più in alto arriva il mio pallone. Ok, qui non c'è una questione simmetrica come c'era per la gittata. Quindi, per esempio, se a me interessa fargli arrivare il pallone più in alto possibile, il valore massimo sarà quello per cui è massimo il seno di alfa e quindi il lancio deve essere a 90 gradi. Però dopo devo stare attento perché il pallone mi ricade sulla testa, perché in quel caso ho gittata nulla. Ok, quota massima a 90 gradi, ma gittata nulla. D'accordo? Un'altra grandezza che potrebbe essere interessante è il tempo di volo. Quanto tempo rimane in aria il mio pallone? Lo lancio con una certa velocità, una certa angolatura. Quanto tempo impiega a passare dal punto di lancio al punto di impatto? Ok? Istante solo. Prendiamo. Allora, per calcolare il tempo di volo, partiamo da questa idea. Il tempo che rimane, durante il quale rimane in aria il pallone è quello in cui il pallone si sposta, che impiega per spostarsi dal punto di lancio al punto di impatto. Quindi quello che gli serve per percorrere la gittata alla velocità iniziale, perché tanto abbiamo visto che lungo l'asse delle x il moto è un moto uniforme. Quindi se risolviamo questa relazione rispetto a delta t, abbiamo che delta tv, cioè tempo di volo, è la scissa della gittata diviso la velocità iniziale. La gittata abbiamo già visto che è 2 volte v0 quadro sin alfa cosen alfa diviso g, divido per v0 x che è v0 cosen alfa, i due coseni se ne vanno, e il tempo di volo mi rimane uguale a 2 volte v0 sin alfa che è la componente y della velocità iniziale diviso l'accelerazione di gravità. E questo è il tempo di volo. Anche in questo caso il tempo di volo è massimo se in alfa, e quindi il tempo di volo è più lungo quando il lancio è sulla verticale. Però in quel caso appunto devo stare attento perché il pallone mi ricade in testa. Ok? Detto questo, abbiamo visto tutte le caratteristiche principali del moto del nostro proiettile, del nostro pallone. Abbiamo visto la legge oraria, cioè la relazione che lega posizione e tempo, sia nell'asse delle x che delle y, la gittata, cioè la distanza massima a cui riesco a lanciare il pallone, il tempo di volo e la quota massima raggiunta. Immaginiamo, primo esercizio, di lanciare un pallone con un proiettile, che è un pallone ma va a questa velocità, a 300 metri al secondo con lancio a 45 gradi. La domanda è: qual è la gittata, qual è la quota massima raggiunta, qual è il tempo di volo? Non faccio altro che fare un'applicazione diretta delle relazioni appena viste. La gittata la calcoliamo come la velocità iniziale al quadrato per il seno del doppio dell'angolo di lancio diviso g, quindi abbiamo 300 metri al secondo al quadrato per il seno di 90 gradi, perché alfa è 45, quindi 2 alfa è 90, diviso 981 metri al secondo quadrato. Se calcoliamo questo, otteniamo circa poco più di 9 km, 9.174 metri. Quindi il proiettile raggiunge una considerevole distanza. Per la quota massima abbiamo che h vale un mezzo di v0 quadro sin quadro alfa, quindi del quadrato della velocità iniziale in y diviso g. Quindi abbiamo v0 quadro che è 300 metri al secondo al quadrato per il seno di 45 gradi, quindi radice di 2 metri, quindi il quadrato viene un mezzo, diviso ancora 2 volte l'accelerazione di gravità. E qui vediamo che raggiunge 2.293 metri in altezza.
Il tempo di volo, 2 volte V0 sin alfa diviso G, quindi viene 2 per 300 metri al secondo per seno di 45 diviso 981 metri al secondo quadrato. E otteniamo 43,25 secondi. Se volete provare a fare il calcolo, non c'è problema. Domande qui, insomma, basta fare un'applicazione diretta delle relazioni appena viste. Un pochino meno ovvio il prossimo problema, che è questo. Immaginate un aereo che debba consegnare, tra virgolette, fare arrivare degli aiuti, una cassa di aiuti umanitari a una particolare località. È chiaro che l'aereo non può sganciare il carico quando è sulla verticale, perché se lo facesse il carico cadrebbe molto più avanti. Okay? Ma deve farlo prima di essere sulla verticale dell'obiettivo. Quanto prima? Immaginiamo che il nostro aereo viaggi a 100 metri da terra a 300 km orari. Quanto prima di essere sulla verticale dell'obiettivo deve sganciare la cassa da far pervenire al nostro villaggio in difficoltà. Allora, beh, qui abbiamo lo stesso problema di prima, solo che stavolta il nostro pallone, quindi la cassa, non parte dal suolo, ma parte da una certa quota iniziale, quindi la posizione iniziale non è 0, ma è H, 100 metri, e l'angolo di lancio è nullo perché viene lanciato orizzontalmente. Non facciamo altro che riprendere quanto abbiamo appena visto, inserendo però questa nuova situazione di partenza. Quindi abbiamo che la posizione iniziale ha ascissa nulla, immaginate di prendere appunto il punto sul terreno, sulla verticale del punto da cui viene lanciato come origine dell'asse delle X, e la quota iniziale è H, nel nostro caso 100 metri. E V0, 300 km orari, ha un angolo di lancio nullo perché viene lanciato parallelamente all'aereo, ovviamente, quindi orizzontalmente. Quindi valgono ovviamente le stesse considerazioni riguardo al tipo di moto, sarà un moto orizzontalmente uniforme e verticalmente accelerato, e quindi non faccio altro che riprendere le leggi orarie viste prima. Ho il moto lungo l'asse delle X, che è x0 più v0. Qui non ho sen alfa, cosen alfa, perché alfa è 0, quindi cosen alfa vale 1. Quindi la velocità iniziale per il tempo trascorso, e y sarà y0 più v0y delta t meno un mezzo g delta t alla seconda, dove però v0y è nullo perché inizialmente la velocità non ha componenti lungo l'asse delle y, e quindi questo termine va via, mentre y0 è la quota di lancio che è 100 metri. Quindi le due equazioni del moto si riducono a questa espressione, x è v0 t, e y è h meno un mezzo gt alla seconda. Quanto tempo impiega la nostra cassa a cadere per terra? Beh, è il tempo necessario affinché la y diventi 0. Quindi pongo 0 il valore di y e risolvo questa equazione rispetto a t. Quindi ottengo h meno un mezzo gt v alla seconda uguale a 0. Ricavo il tempo di volo, che è radice di 2h su g, sposto l'h a destra e semplifico per il coefficiente di t quadro e poi prendo la radice, e quindi la gittata, e quindi la distanza rispetto alla verticale sul villaggio da cui lanciare la cassa, sarà lo spostamento in orizzontale che l'aereo segue durante il tempo che impiega la cassa a cadere. Quindi non faccio altro che moltiplicare la velocità V0 per il tempo di volo. E quindi ho V0, 300 metri al secondo, 300 km orari, che diventa 83,3 metri al secondo, per la radice di 2 volte H, che è 100 metri, diviso G, che è 981 metri al secondo quadrato. E viene circa 376,3 metri. Quindi l'aereo deve sganciare la cassa circa 376 metri prima della verticale sul punto dell'obiettivo. Okay? Se non lo fa, la cassa o cade prima o cade dopo, non cade dove dovrebbe cadere. Ok? Quindi
la stessa della precedente, solo che stavolta abbiamo una situazione iniziale diversa, non parte dall'origine ma dal vertice in sostanza. Il punto di lancio diventa il vertice della nostra parabola. Ma le considerazioni fatte prima valgono in ugual misura anche adesso. Ok? Vediamo ancora un paio di esercizi, questo è anche un esercizio di applicazione diretta delle formule. Immaginate un tennista che lancia la pallina con un angolo di 45 gradi rispetto al terreno a 21 metri al secondo di velocità iniziale. Qui ci chiedono di calcolare le componenti orizzontale e verticale della velocità di bilancio, di velocità iniziale, e la gittata della pallina. Qui abbiamo il vettore velocità, V0, alfa l'angolo di lancio. Le due componenti della velocità lo otteniamo proiettando V0 orizzontalmente o verticalmente. La velocità lungo l'asse delle X sarà V0 per il cosino di alfa, quindi 21 metri al secondo per il cosino di 45. Otteniamo quasi 15 metri al secondo, 14,85 metri al secondo. Dato che il seno e il coseno di 45 hanno lo stesso valore, identico valore troveremo per Vy0. Quindi per la componente y della velocità di lancio, perché moltiplico 21 metri al secondo per il seno di 45, che è sempre radice di 2 mezzi. Quindi anche in questo caso ottengo 14,85 metri al secondo. Quant'è la gittata? Non facciamo altro che prendere la formula della gittata, V0 quadro per sen 2 alfa diviso g. Quindi ho 21 metri al secondo al quadrato per il seno di 2 volte 45, che è 90, quindi il seno di 90 è 1, diviso 9,81 metri al secondo quadrato. Ottengo una gittata di circa 45 metri. Ok? Un altro esercizio del tutto simile al precedente. Lancio una freccia con un angolo di 30 gradi rispetto all'orizzontale e una velocità di 30 metri al secondo. La freccia colpisce il bersaglio, quindi supponendo che il punto di lancio della freccia sia la stessa quota del bersaglio, questo è un punto importante, qual è la distanza tra l'arciere e il bersaglio? Tecnicamente, qual è la gittata del lancio? Allora, qui abbiamo velocità iniziale 30 metri al secondo, angolo di lancio 30 gradi, quota massima raggiunta, che deve anche quella, è un mezzo V0 quadro sen quadro alfa diviso G. Quindi abbiamo 30 metri al secondo, che è V per il seno di 30 gradi angolo di lancio, tutto al quadrato, diviso 2 volte 9,81 metri al secondo quadrato. Sviluppando il quadrato, semplificando e semplificabile, ottengo circa 12 metri, 11,47. Questa è la quota massima raggiunta dalla freccia. La distanza tra l'arciere e il bersaglio, supponendo appunto che siano la stessa quota, vale, ce l'ho dalla formula della gittata, V0 al quadrato per sen 2 alfa diviso G, quindi 30 metri al secondo al quadrato, il seno di 2 volte 30 gradi, quindi il seno di 60 gradi, radice di 3 mezzi, diviso 9,81 metri al secondo quadrato, quindi circa un'ottantina di metri. Ok? Ci sono domande? Molto bene. Allora direi che per oggi possiamo fermarci qui.